Allora, oggi una location diversa, sono in macchina, sono parcheggiata davanti alla stazione della mia città perché sto per prendere il treno per raggiungere diciamo, il negozio dove lavoravo prima che scoppiasse appunto il Covid. Ci vorrà circa un'oretta per raggiungere appunto la destinazione prefissata e non so neanche dove poter andare a mettere questa clip. Ah, forse l'andrò a mettere per quanto riguarda un haul che farò di gioielli Purlay, perché oggi mi è arrivato il pacco con l'ordine che avevo fatto per Purlay, approfittando degli sconti che sono scaduti appunto il 10 ottobre. E questo pacco mi è arrivato nel giorno prestabilito con il corriere DHL. Io ho preso, come avevo detto, due gioielli, ovvero un anello che è questo, che è bellissimo, con una pietra. Questo è il secondo, con il ciondolo tondo, questo, nei dettagli. Avevo detto in una clip, forse non si è registrata, che andavo oggi perché c'era un pochino di sole, di tempo un po' più decente rispetto agli altri giorni, anche perché poi per domani ha messo tempo bruttissimo. Quindi adesso io prendo il treno, vado nella destinazione, eventualmente questa clip non so dove ve la potrò inserire, ma molto probabilmente se riesco a fare un vlog, ok, altrimenti se no ve la posso inserire per quanto riguarda l'ordine di Purlay. Io intanto mi incammino perché tra poco il treno dovrebbe arrivare. E niente, comunque ci vediamo dopo, eventualmente un pochino in treno vi faccio vedere anche il paesaggio, anche se non è un granché, e a dopo. Riprendo questo pezzetto di vlog dalla mia stanza, da casa mia. Molto probabilmente non avrà senso tutto questo. Poi nella fase di montaggio cercherò appunto di montare i vari pezzi per vedere se riesce a venire fuori un video decente. Non ho potuto registrare, non ho potuto filmare anche perché c'era un sacco di gente per strada. Quindi per me è la primissima volta, mi sentivo notevolmente in imbarazzo e quindi eventualmente pubblicherò questo vlog quando avrò tanti spezzoni, magari registrati in giornate diverse, per far venire fuori un vlog dove comunque parlare. Nel frattempo, visto che vi avevo accennato dei gioielli che oggi mi erano arrivati da Purlay, ci tenevo a farveli vedere meglio. Nel dettaglio, proprio perché in macchina, magari con una mano che teneva il telefono e l'altra che vi facevo vedere, non potevo proprio andare nel dettaglio, anche se vi ricordo che molto probabilmente uscirà prima il video sull'haul di Purlay, dove vi faccio vedere tutti i miei gioielli di Purlay e vi parlerò appunto di Purlay. Però nel frattempo, allora, questo è l'anello, spero che si veda perché è a mio avviso molto molto bello e rimane anche abbastanza grandino, però a me piace tanto. Era da qualche mese che l'avevo adocchiato e finalmente ne ho approfittato dello sconto, del doppio sconto. E poi vi volevo far vedere questo bracciale con questa maglia. Qui abbiamo proprio il logo di Purlay, con la doppia P, e questo come ciondolo ha questo ciondolo qua, che è sempre, non so come farvelo vedere, ecco, che è sempre il simbolo di Purlay, mentre in quest'altro avevo questo simbolo.
Gli orecchini non sono di Pourlée, sono di Vesto Pazzo, che è una catena che potete trovare in tutta Italia, dove io avevo preso tempo fa degli anelli, insomma, dove mi trovo comunque bene. Comunque, oggi appunto stavo dicendo che sono andata nel posto di lavoro dove io appunto lavoravo prima che scoppiasse il benedetto Covid, ovvero io ho lavorato in questo posto fino al 29 febbraio del 2020. È una profumeria di, tra virgolette, lusso, perché comunque vende prodotti anche abbastanza appunto di lusso, e è una catena famosa, conosciuta in tutta Italia. Può interessare. Avevo anche pensato di fare un video dove parlavo delle mie esperienze nelle grandi catene di profumeria barra cosmetica, insomma le più conosciute, proprio per cercare di dire come l'ambiente, come si lavora e tante cose che a volte magari non vengono dette alle persone, o che le persone appunto non sanno alcuni retroscena, oppure non conoscono bene che cosa vuol dire lavorare in determinate catene. Questo video potrebbe interessare o no, questo non lo so, magari qualcuna che mi sta seguendo o che casualmente è capitata nel mio canale. Che ne so, magari vorrebbe lavorare in queste catene, tutto quanto come all'epoca, magari era un mio sogno, quindi sì, magari lo potrei anche fare senza nessun problema. Detto ciò, dovete sapere che comunque in queste profumerie di, tra virgolette, lusso, a volte organizzano delle giornate dove vengono invitate, chiamate, comunque organizzate delle giornate beauty barra cosmetica, soprattutto per quanto riguarda i brand, quelli più famosi, Dior, Sisley, per quanto riguarda appunto la cabina trattamento, ma anche appunto il provare determinati cosmetici e anche linee di make-up che sono magari nuove. E appunto organizzano delle settimane dove c'è la beauty di quel determinato brand che sta lì una settimana, si prendono appuntamenti e le clienti possono usufruire di un trattamento completo gratuito. Logicamente poi si dovrebbe comprare qualcosa, anche se tante persone ne approfittano soltanto per, tra virgolette, scroccare il trattamento e poi arrivederci, grazie. Io questa è una cosa che non farei mai perché veramente mi sentirei molto molto in imbarazzo, però molte persone lo fanno. Questa settimana c'era la settimana di Sisley, quindi c'era la beauty di Sisley che su appuntamento appunto faceva questi trattamenti. I trattamenti solitamente durano mezz'ora, 40 minuti, a volte anche 45, dipende, no? Se gli appuntamenti sono incastrati uno dietro l'altro. Se invece c'è posto, la beauty libera che può dedicare un attimino più di tempo. Comunque il mio ex responsabile, che ancora ci vogliamo un bene dell'anima, mi ha regalato questo cofanetto con tanti prodottini di Sisley, perché lui sa quanto io ami Sisley e quanto io ami tutti i prodotti di cosmetica. Quindi in questo haul io vi raggruppo anche queste cosine che mi hanno regalato e alcune che ho comprato, poi vi faccio vedere quelle che ho comprato, così cerchiamo di rendere un video vlog un pochino più interessante. Allora, ho la maschera, la Mask Eclat Express, che è questa maschera di Sisley. Questa maschera è una maschera fantastica. Ricordiamoci che Sisley ha dei prezzi notevolmente molto alti, devo dire la verità, Proprio fa parte di quel range di prodotti per la cosmetica e anche di make-up molto molto cari, molto costosi. Super altamente Chanel, Dior. Sisley veramente è una linea molto 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 costosa. Questa maschera io l'adoro
Perché è una maschera che nel momento in cui uno la mette in posa, man mano che passano i minuti, si illumina proprio la maschera stessa. Il tempo di posa è dai 3 ai 5 minuti, ecco perché si chiama Express, ma io tendo sempre ad andare oltre, a superare sempre il tempo di posa, proprio perché mi voglio far coccolare. Una volta tolta, veramente uno ha la pelle super luminosa. Poi mi ha dato anche, questo io adoro perché l'ho finito, l'avevo appunto comprato quando appunto lavoravo nel punto vendita, è di la linea Sisleia, sempre della Sisley, che è il contorno occhi e il contorno labbra. Questo è uno dei contornocchi che, come mi diceva il mio responsabile alle clienti quando entravano in negozio, una volta che provate questo contornocchi ve ne innamorerete talmente tanto che non lo vorrete più cambiare. In effetti, questo è un contornocchi che io adoro, adoro alla Forrea, costa tantissimo. Però veramente tutti i soldi che vale, tutti i soldi che costa li vale assolutamente. Poi mi ha dato un fondotinta seconda pelle e il colore è il 3C naturale. Ricordiamoci che a volte quando queste case mandano i campioni di fondotinta, mandano ecco le tonalità più richieste, più consone, quindi io non so se questo fondotinta potrebbe andarmi bene come tonalità o meno, anche perché io appunto non adoperando fondotinta me l'ha messo lo stesso, forse, però io purtroppo non riesco a mettere il fondotinta, soprattutto a tenerlo tante ore perché veramente non mi appartiene, ecco, non mi appartiene. Poi abbiamo anche, qua andiamo veloci, abbiamo anche un concentrato per minimizzare i pori, eccolo qua. Poi abbiamo una maschera da notte allo zafferano, questa è una maschera da notte riparatrice, molto molto buona anche questa. Era una delle ultimi prodotti Sisley che erano usciti prima che io andassi via. Poi abbiamo una crema idratante flash, questa qua. Questo è un altro tipo di contorno occhi e labbra, infatti è la versione precedente a quella di Sisleia che vi ho fatto vedere prima. Poi dentro abbiamo un olio per le gambe, per quando uno ha le gambe stanche, questo soprattutto. Mi ricordo che quando l'avevano presentato come un olio molto potente che prima dell'utilizzo doveva essere messo in frigorifero e poi utilizzato ed estate da un sollievo pazzesco. Poi abbiamo allora uno struccante dolce per viso e occhi che stasera proverò subito. Abbiamo una maschera idratante Express. Anche questa io l'ho provata, cioè l'avevo comprata, era buonissima, mi piaceva da matti. E poi un'altra crema idratante, queste sono le ultime uscite in casa Sisley. E poi mi ha dato il mascara fortificante, il So Intense, il Deep Black, questo. Perché appunto lui sa la mia avversità nel trovare un mascara che mi piaccia. E poi mi ha dato un'altra cosa che in questo momento non posso farvi vedere perché forse un giorno vi parlerò di questo prodotto perché lo devo testare io. Perché voi dovete sapere che io nel negozio era quella che testava tutte le maschere, contornocchi, eccetera, eccetera. Perché io queste cose le adoro, proprio le adoro. E quindi mi ha dato da provare una maschera contornocchi. Quindi adesso io vado a mettere. Vado a riposizionare tutti i prodottini nel pacchettino di Sisley, che poi volevo farvi vedere che quando era chiuso quanto era carino con la rosellina. Era carinissimo.
Poi sono andata da Pinalli. Pinalli è un'altra profumeria che sta nelle vicinanze del punto vendita dove lavoravo io. Da Pinalli cosa ho preso? Da Pinalli fondamentalmente ho preso maschere, maschere. E poi se uno magari acquistava due prodotti o tre prodotti, altri tre te li regalavano. Quindi per chi ha la tessera, quindi cosa ho preso? Ho preso la maschera di Kiehl's, quella antietà, quella viola antietà. Io Kiehl's non l'ho mai provato come linea, ma avendone sempre sentito parlare benissimo, ero veramente curiosa di provare questa maschera antietà. Mi hanno dato, poi ho preso il mascara di Nabla, il Measure Pleasure. Lui, che ne ho sentito parlare benissimo anche di questo mascara, quindi ho voluto provarlo perché eccolo qua, perché veramente ci tenevo tantissimo a provarlo. Io sto cercando veramente disperatamente un mascara che faccia per me. Esisterà? Non esisterà? È come quasi trovare e cercare l'uomo della propria vita, un uomo adatto a me. Forse non esiste, forse esisterà e se esiste, chissà in che parte del mondo potrà mai essere. Poi io ho comprato anche, aspettate, allora, la maschera in tessuto di Giada, questa sempre effetto antietà, effetto tensore. E la sempre di Giada, la maschera esfoliante e illuminante. Questi sono praticamente i quattro prodotti che io ho pagato. Loro mi hanno regalato tre prodotti, anzi, altri quattro prodotti. No, aspettate. Oltre a quei prodotti, io ho anche comprato due confezioni di patch per gli occhi. Uno praticamente effetto illuminante rassodante e un altro effetto rimpolpante liftante. Ecco, loro mi hanno regalato praticamente altri quattro prodottini. Siccome hanno visto che io sono un amante di maschere, mi hanno regalato altri prodotti. Mi hanno regalato due campioni della maschera Glam Glow, quella purificante. Io conosco questa maschera, la compravo da Sephora. Vi ricordo che comunque nella zona dove abito io le catene più importanti tipo Sephora, Pinalli, eccetera, eccetera, non si trovano. Anche la stessa MAC non si trova, mi devo spostare. Mi hanno regalato questa maschera, in tessuto coreana. E questa è una maschera al bambù che serve per migliorare il tono della pelle per andarla ad illuminare. Mi hanno regalato di Giada la maschera contorno labbra che io stavo già guardando. Poi, che non fanno mai male, che soprattutto non bastano mai, i dischetti appunto di Pinalli. E questo è stato tutto l'haul di Pinalli che io vado a mettere dentro la busta e con il campione anche del profumino di Chloé. Io stasera per una curiosità voglio subito provare lui quando mi strucco, poi mi metto sul mascara perché domani penso che andrò a rifarmi la laminazione alle ciglia e forse in questo vlog metterò qualche pezzo della laminazione ciglia. Così rendiamo questo vlog un pochino più succulente. Quindi, niente, per stasera stacco. E anzi, no, visto che è un vlog e non c'è un argomento particolare, vi volevo raccontare un fatto, non molto bello, però non è che sia bruttissimo, chissà che cosa sia successo. Però è una cosa che non mi aspettavo. Dovete sapere che il mio ex, il famoso ex di cui vi ho parlato, di professione faceva il capotreno. Quindi, prima che prendevo molto spesso il treno, ovvero tutti i giorni per andare appunto a lavorare, come vi ho fatto vedere oggi,
lo incontravo tantissimo. Quando ci siamo lasciati, l'ho incontrato molto di meno. Primo perché comunque ho cambiato lavoro, quindi non facevo più quella tratta. Il destino vuole che comunque non sempre uno possa incontrare le stesse persone, gli stessi capotreni, fortunatamente da una parte. Oggi, dopo la bellezza di 1 anno e 8 mesi, facevo il conteggio in macchina quando stavo tornando a casa, sento dire da dietro biglietti prego, mi giro ed era lui. Mamma mia, ragazze mia, è stata un'esperienza bruttissima, una cosa bruttissima perché. Da una parte devo dire che ho reagito bene perché tante volte pensavo chissà se dovesse incontrare che effetto mi potrebbe fare, e invece non mi ha fatto nessun effetto e anzi forse alcuni dubbi che avevo me li ha fatti passare. Comunque, qua finisce questo spezzone di vlog e poi appunto cercherò di unire altri spezzoni per poi metterlo online. Quindi ci vediamo nei prossimi giorni, sempre su questo video però. Ciao ciao! Buongiorno a tutte quante e a tutti quanti. Allora, continuiamo questo vlog infinito. Oggi per esattezza è il 15 ottobre e sono le 11:30. Intanto vi faccio fare una panoramica per quanto riguarda la mia posizione appunto di make up. A parte questo, niente, stamattina non è che mi sono alzata tardi, mi sono alzata presto, mi sono allenata a casa, ho fatto circa un'oretta di cyclette, ho fatto la doccia, adesso se sentite qualche rumore c'è Rumba che sta passando e la porta che comunque sta sbattendo con la mia gatta che vuole entrare. Adesso mi andrò a preparare perché oggi ho alcune cosine da fare. Tra l'altro, lo so che questa è una cosa che vi potrebbe far ridere, ma io ogni volta che risento i miei video ho una voce veramente allucinante. Non so se questo è dovuto perché ancora devo prendere confidenza con questa metodologia, però bisogna che faccia assolutamente qualcosa perché. Comunque, dicevo che oggi, adesso io mi sistemo, poi devo passare in banca. Poi ho un appuntamento di lavoro per una collaborazione, speriamo bene. E poi praticamente volevo, siccome ho intenzione di cambiare le unghie e di farle di due tipologie di verdi, e infatti cercherò di caricare prima questo vlog e poi lo riesco a trasformare in un vlog decente e poi caricare quello appunto di quando mi rifaccio le unghie. Però la sottoscritta, siccome ultimamente è un po' sbadatella, devo dire la verità, che cosa ho fatto? Praticamente ho dimenticato una cosa fondamentale, perché avendo fatto un ordine di passione unghie, dove vi metterò anche l'haul di passione unghie, ho ordinato colori che mi servivano e altre cose, ma mi sono dimenticata di ordinare le cose più importanti, che sono degli Swarovski, non quelli tondi classici che io comunque ho, ma quelli un pochino allungati, perché la mia idea è di fare appunto una decorazione con degli Swarovski allungati. Quindi oggi andrò in un negozio di cinesi molto grande, vedere se hanno subito lì questi Swarovski, perché nel caso questa sera mi voglio smontare le unghie perché mi sono stancata. La cosa bella di saper fare le unghie è che comunque te le puoi fare quando ti pare, non devi aspettare di prendere appuntamento e cose del genere. La cosa brutta è che ogni 3 secondi vorresti cambiartele, in poche parole. Comunque vado a vedere in questo negozio di cinesi e nel caso se non le dovessi trovare, le ho visti su Amazon, li ordino questa sera e domani mi dovrebbero arrivare perché io proprio voglio fare queste unghie. Intanto vi lascio a questa parte e ci vediamo oggi pomeriggio. Devo dire anche un'altra cosa, ieri sono andata all'IKEA perché dovevo fare un reso e ho comprato il calendario dell'avvento anche quest'anno
E ho comprato anche adesso vi faccio vedere, vi giro la telecamera. Ho trovato all'IKEA vengono indicati come portaposate. Io li ho utilizzati in un modo diverso e ve lo faccio vedere perché nel caso qualcuna avesse lo stesso mobiletto e volesse fare la stessa cosa come me, magari potete prendere l'idea. E come ho organizzato la mia postazione trucco personale, perché io utilizzo sia i pennelli sia i trucchi in maniera diversa da quelli che vado ad utilizzare sempre per lavoro, per una questione di igiene e per una questione anche insomma pratica anche mia insomma. Allora, intanto vi volevo far vedere che questa è la postazione make-up dove io praticamente registro i video. La faccio vedere da un po' più lontana. Qua ho un mobile Alex, qui altre cose e qua abbiamo appunto un mini Alex. Aspettate che se riesco ve lo faccio vedere qua, un mini Alex. Non fate caso al bidone, è stato messo lì perché lo dovevo svuotare. E il calendario appunto di Charlotte Tilbury, un mini Alex con altri prodotti per make-up per quando vado a truccare. Qua ci sono tutti i trucchi che utilizzo appunto per le clienti. Questo ovviamente le graffie di nuvola. Quindi questa è la mia postazione make-up e volevo farvi vedere. Allora, questa è la scrivania. Aspettate che vi sposto in sedia. Questa è la scrivania che io ho preso all'IKEA. Nel caso vi lascio il link nelle informazioni di come si chiama questa scrivania, ma è famosissima. Nella confezione già potete trovare comunque il ripiano di vetro. E ve l'apro. Ecco, io l'ho organizzata in questo modo. L'ho organizzata in questo modo, ho fatto una divisione, questo adesso è stato appoggiato qua perché se no non c'entrava. Io ho fatto una divisione per le cose che magari mi servono da tutti i giorni, qua soprattutto le cose inerenti alle sopracciglia, eyeliner per sopracciglia, cere, cose varie. Io ho fatto questa divisione che prende tutti quanti appunto tutto quanto il cassetto, quasi tutto, tranne una parte qua dove ho messo le ciglia finte per me. Allora, questi sono due, vedete? Sono due portaposate. Loro appunto li definiscono come portaposate, però sono gli unici, tra virgolette, separatori per questo cassetto che mi consentono di avere le cose tutte in ordine, di non prendere polvere e di fare in modo che io in questo caso vado a praticamente a trovare il prodotto che mi serve. Facilmente, perché sennò veramente è un delirio. Questo lo rimando a chiudere e qua appunto ci sono le varie palettine che io adopero fondamentalmente per me. Questo è il porta veline preso su Amazon, effetto marmo che mi piace tanto e appunto questo è in dotazione con la scrivania e qua abbiamo lo specchio appunto da trucco, da make up. Vi faccio fare un'altra, ecco, un'altra inquadratura, così sapete benissimo da dove registro. E poi qua troviamo praticamente invece tutto ciò che riguarda, che voi vedete, tutti i miei vari profumi. Allora, questo innanzitutto, questo è un altro mobiletto di IKEA dove ho deciso di mettere lassù. Era un espositore per il profumo di Chanel numero 5 di Natale di un anno fa. Qui tutte le pochettine di Dior con alcuni prodotti di Dior. Qua tutti i vari rossetti Chanel Dior, Yves Saint Laurent, così da esposizione. Qui c'è Chanel e la crema per il corpo di Chloé. Qua le varie trousse di Dior con i prodotti di Dior, qui Chanel, qui avevo una foto di quando ho fatto l'esame all'accademia con la modella che si era prestata per me e qui praticamente ci sono tutti i vari profumi che adesso vi faccio vedere questi profumini, eccoli qua, i profumini sono tanti, sono veramente tanti.
E questi sono dei profumini che io fondamentalmente ho quando lavoravo in profumeria, ci davano ai corsi, sono anche alcuni tester che magari avanzavano e li prendevamo e pochissimi sono stati acquistati, devo essere sincera. Buongiorno, questo è un altro spezzone di un'altra giornata. Poi ieri vi ho lasciato facendovi vedere appunto il negozio dei cinesi. Come potete vedere io le unghie le ho fatte e molto probabilmente questo vlog non so se andrà prima o dopo il refill alle unghie, però non ho potuto aspettare oltre nel farmi le unghie perché assolutamente volevo cambiarle. Quindi adesso mi sto preparando perché riprenderò oggi il treno e come vi avevo anticipato e andrò con una mia amica a fare un giro. E oggi per l'esattezza è sabato 17 ottobre. Adesso mi preparo, mi vado a mettere soltanto un po' di mascara, un po' di terra, niente di che. Fa abbastanza freddino, anche se c'è finalmente il sole. E magari, ecco, vi posso un attimo riprendere quando mi do una sistemata, ma molto easy appunto, perché non mi va di fare un trucco elaborato. Anche perché sto prendendo il collirio per la congiuntivite perché io ci soffro. Quindi sto prendendo appunto il collirio con l'antibiotico e il cortisone e nulla. E adesso mi vado appunto a sistemare e facciamo due chiacchiere insieme. Allora, eccomi qua, mi sono posizionata sulla mia postazione che vi ho fatto vedere all'interno di questo vlog. Scusate se guardo in basso, ma sto prendendo i prodotti, i pochi prodotti che vado a utilizzare oggi. Metto il correttore sulla palpebra che mi va a fungere effetto primer, ma soprattutto in questo momento io non è che voglia un effetto primer, voglio soltanto un effetto che vada in qualche modo a uniformare il colorito. Come vedete ho rimesso i bracciali argento che sono Pandora e Tiffany e di qua ho lasciato quelli dorati. No, non sono una Madonna di Loreto, però al momento quelli dorati ancora li voglio tenere. Magari tra un po' di tempo li toglierò anche perché non so se, ecco, mi potrebbero risultare anche un po' fastidiosi, soprattutto quando arriverà il momento di mettere le giacche più pesanti, eccetera, eccetera. Vado a fissare il correttore con la cipria di Nabla, con lo Zap. E allora, vi volevo un attimo dare un aggiornamento per quanto riguarda il discorso rimettersi in forma, alimentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Che è secondo me potrebbe essere un discorso molto anche bello da affrontare tra donne per quanto appunto riguarda questo ambito che è molto delicato, però secondo me va affrontato. Vado a mettere il mascara di Nabla, il Major Pleasure. Allora, vi avevo accennato in qualche video fa che io per problematiche di salute, purtroppo in questi ultimi 2 anni,
sono ingrassata e purtroppo, diciamo, quando una persona ingrassa perde un po' di autostima che comunque ha. Quindi io personalmente mi vedo diversa, non mi sento a posto, non mi sento a mio agio, insomma tante cose. Che ho notato che questa è una caratteristica più delle donne che degli uomini. E quindi per me sta diventando una cosa molto, molto pesante da sopportare. Ma anche perché a livello proprio sociale, personale, relazionale, mi sta portando ad avere un sacco di problematiche. Quindi vi avevo detto che avevo incominciato un percorso alimentare, che poi non è un percorso alimentare perché fondamentalmente con l'alimentazione l'ho sempre fatta unitamente allo sport. Però avevo, diciamo, ho ricominciato a farla in un modo molto, molto, molto più schematico, cosa che magari negli ultimi anni lo facevo, ma non stavo a pesare ogni singolo grammo. Qual è il problema? Qual è stato e qual è ancora tuttora il problema? Il problema che malgrado io faccia, scusate che chiudo gli occhi, continuo a fare questo percorso e cerchi di farlo nei migliori dei modi, unendoci l'allenamento, cyclette, pesi, esercizio a corpo libero, camminate lunghissime, bevendo tantissimo, non riesco a vedere i risultati, quindi anzi, a volte mi dà proprio la sensazione di essere ancora più gonfia, perché a parte il discorso peso, io proprio ne sono gonfiata tantissimo e soprattutto lo vedo nella zona addominale.